Siamo in attesa delle decisioni del governo sulle nuove misure per l'emergenza nazionale coronavirus e colgo l'occasione per ricordare che il governo ha deciso di uniformare ogni decisione a livello nazionale, quindi noi ci atterremo scrupolosamente alle decisioni che verranno prese con il supporto ovviamente del tavolo tecnico nazionale. Però voglio ricordare ai concittadini, a voi tutti, che noi seguiamo H24. Stasera abbiamo un altro tavolo locale del monitoraggio emergenza coronavirus con i medici e con tutte le istituzioni competenti a livello locale per innalzare al massimo il livello di attenzione. Ovviamente utili tutte le misure che verranno adottate per ridurre non eliminare il rischio di contagio, ma quella che oggi, come dal primo momento, è stata la mia richiesta pressante, è quello di mettere in condizione il paese di avere i posti letto a sufficienza, più medici, più infermieri, più posti letto, più reparti subintensivi, più terapia intensiva, più rianimazione. Quando dicevamo che era un errore clamoroso, un delitto, chiudere i pronto soccorso, chiudere i reparti degli ospedali, ridurre i posti letto, massacrare la sanità pubblica, adesso se ne stanno accorgendo tutti. Quindi chiediamo e chiedo, quale sindaco di Napoli, alle autorità nazionali, alle autorità regionali, di rafforzare ieri, non domani, i presidi di accoglienza dei pazienti della nostra comunità. Questa oggi è la priorità. Da ultimo, un ringraziamento di cuore, davvero di cuore, a tutti i medici e a tutti gli infermieri che in condizioni difficili stanno facendo un lavoro davvero importante per il nostro paese e a Napoli, per la nostra città e in Campania, per la nostra regione. Non molliamo mai, uniti, attenti, ma senza panico.